stato pre-confusione. Nel senso che, smarrito ormai tra le cose che si susseguono da stamattina, tra occupazioni, colpi di scena, e a tal proposito l'affettuoso e sincero augurio a Rosetta D'Amelio per il suo, per il valore che la porta. Valore che l'ha accolta nell'esercizio delle sue funzioni, compiendo il proprio dovere al servizio della campagna. Però non vorrei che ci si prestasse, così come ho inteso, a dare una lettura fuorviante di quello che è accaduto nella conferenza dei Capigruppo. Perché non può certo passare l'idea, tantomeno la convinzione, che la colpa di tutto quello che è accaduto adesso è dell'opposizione di centro. Mi sembra un'operazione a dita. Spero che voi non vi vogliate spingere su questo terreno, perché è un terreno a dire, come dire, franoso. Cederebbe di qui a poco, perché la verità, non fosse altro perché ci sono i verbali della conferenza di Capigruppo, racconta ben altro. La colpa non è certamente.